spezza il cuore, ma a breve io e tua madre ci separeremo. È solo questione di tempo. Ma come vi separate? Vedi, tuo padre sono 2 anni che mi tradisce. Io a un certo punto l'ho scoperto e speravo che la cosa finisse lì. Ma invece non gli importa se stava andando a rotoli la famiglia. Tesoro, lo sai che ti voglio bene, ma io mi sentivo morto. Questa relazione ha riportato luce nella mia vita, ma io a te vorrò bene sempre. Ma come hai potuto, papà? Ci hai mentito per 2 anni. Come hai potuto venire da me e dirmi come vivere la mia vita quando non sai neanche gestire la tua? Tesoro, aspetta. Papà ha sbagliato, è vero. Ha tradito me, non te. Per te è sempre stato e sarà sempre un buon padre. Ma rimane il fatto che ti ha tradita. Ma ho tradito la mamma, non te. Non ti chiedo. Ma non lo farò. Da questo momento non esistete più nessuno dei due. Vi odio! Mi avete rovinato la vita! Mi avete fatto soffrire troppo. Tesoro, aspetta, ripensaci. Ti prometto che cercheremo di risolvere la situazione. Ma poi come fai? Dove vai? E con il lavoro? Una soluzione la troverò. Per ora farò la commessa. E poi la mia decisione l'ho presa. Addio. Paola, ma cosa stai facendo? Me ne vado. Non vedi? Ma dove andrai? Una soluzione la troverò. Per ora mi ospiterà una mia amica. Ma senti, lo so, casa mia non è molto grande, però se noi... No. Prego. No. Non ancora, Gino. Siamo troppo fragili. E non voglio farlo.